Bentornati ragazzi, sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Welbeck Man of the Match. Prima di iniziare, come sempre, passate dalla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione, per rimanere sintonizzati sulle notizie di Foot e molto altro ancora. Danny Welbeck, attaccante inglese dell'Arsenal in questa sua carta Man of the Match, con un 81 di rating, che per me in game si tramuta in un 85. È davvero un buon, se non ottimo, attaccante. Ha tutto quello che ci si aspetta da un attaccante: velocità, buon tiro, fisico e dribbling. Parto dal dribbling. Anche se ha un ottimo dribbling, per gli skillatori non sarà il massimo, perché ha solo 3 stelle skill, che con un 85 di dribbling generale vuol dire non sfruttare appieno questa sua caratteristica. È davvero veloce nel dribbling, è molto agile. Sulla carta abbiamo 90 di agilità, 79 equilibrio, 81 riflessi, 82 controllo palla e 85 dribbling. Io ho inserito tra i pro il dribbling perché in generale mi è piaciuto tutto, perché ha anche un buon controllo palla, ottima agilità e equilibrio. La velocità di questo giocatore in game è davvero ottima. Quando l'ho provato pensavo avesse un 90 di velocità, ma andando a vedere sulla carta ho visto un 87. Non ho neanche applicato lo stile intesa che aumenta la velocità, quindi per me questa caratteristica è un pro. In generale ha un buon tiro. Sulla carta abbiamo 85 di tiro con 90 piazzamento, 85 finalizzazione, 85 potenza tiro, 82 long shot, 83 tiri al volo e 86 rigori. Più nello specifico mi è piaciuta la finalizzazione, perché sotto porta sbagliava poco, sia di destro che di sinistro. Considerando che ha 3 stelle piede debole sulla carta, ma che in game sembrano 4 o 5, perché sia di destro che di sinistro è davvero micidiale sotto porta, e nelle clip lo vedrete di sicuro. Col piazzamento albino il suo work rate alto, quindi potrebbe rappresentare una pecca, perché comunque alle volte si trovava dietro alla manovra offensiva, ma non sempre, solo alcune volte. Tiri dalla distanza, tiri a giro e potenza tiro tutto sommato sono buoni, ma non proprio il massimo. A tutte queste belle cose bisogna anche aggiungere che ha un buon passaggio, tiro a tiro, dribbling, velocità, e aggiungiamoci anche il buon passaggio. Riesce a servire e a vedere il compagno in maniera buona, sa passarla bene sia da lontano che da vicino, e dà anche un bel effetto al pallone. Sulla carta abbiamo un 74 generale con 70 visione, 70 cross, 85 passaggi lunghi, corti, 65 passaggi lunghi e 62 effetto. Personalmente sono sorpreso del 65 in passaggi lunghi, perché in game sembra di più. Gli avrei dato almeno un 75, infatti noterete come anche di sinistro, di destro, riesce a fare dei buoni passaggi lunghi. Quindi questo 65 per me non è proprio vero in game. Ha un ottimo fisico, infatti resiste bene ai contrasti ed è difficile farlo cadere. E va deciso sul pallone e a volte riesce anche a rubare palla. Sulla carta abbiamo 79 di fisico con 90 resistenza, 79 forza e 62 di aggressività. Quest'ultimo valore per me è falso, perché in game, come appena detto, ne dimostra di più. Almeno un 75-80. Ha molta resistenza, infatti continua a correre anche a fine partita. Non come i primi minuti, sia ben chiaro, però comunque corre. Si stanca difficilmente. Ha un ottimo colpo di testa, stacca bene e la colpisce anche bene. Infatti nelle clip vedrete qualche gol di testa. Sulla carta abbiamo 88 di elevazione e 95, avete capito bene, 95 precisione di testa. È anche alto circa 1,80 m se non erro, quindi tutto sommato questo suo colpo di testa per me è un pro. Io l'ho utilizzato come AT in un 4-3-3-5, quello il falso 9 per essere ben chiari, ed in un attacco a 2 in un 4-4-2, e ho notato che mantiene di più la posizione come seconda punta nel 4-3-3-5,
per via, forse, molto probabilmente, del suo Warcryz, che lo porta molto in attacco e in difesa. È utilizzato con uno stile intesa cannoniere che aumenta il tiro, il dribbling e il fisico di più 2. E per me anche il base andrebbe bene. Oppure un falco che aumenta tiro, fisico e velocità di più 2. Io l'ho pagato 281.000 crediti al compra ora, e la sua fascia di prezzo è 280 minimo, 420 massimo. E vale lo stesso discorso della review di Suarez If, perché per come si sono evolute le cose del mercato di foot e tutte le fasce di prezzo, tutto questo discorso, anche questo prezzo per me forse è un po' troppo alto, perché sì, è una carta rara, però comunque un 81 di rating sulla carta, sempre sulla carta, e se costava anche 150.000 crediti sarebbe stato un figlino migliore. Però diciamo che 280-290.000 crediti non sono proprio eccessivi a parer mio. Riassumendo, abbiamo tra i pro velocità, dribbling, fisico, 3 stelle piede debole, finalizzazione, colpo di testa. Contro 3 stelle skill e Warcryz con un punto interrogativo. Perché? Perché a parer mio dipende molto da come lo si usa, da T o da TT. Un voto che gli ho dato è un 8,5. È un ottimo attaccante, da provare se avete crediti. Buono sia come seconda punta ed in un attacco a 2. Dunque ragazzi, la player review di Danny Welbeck, Man of the Match, termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate di lasciare un bel mi piace a questo video, iscrivetevi a questo canale, mettete anche mi piace alla nostra pagina Facebook per rimanere sintonizzati sugli avvenimenti di foot e tantissimo altro ancora, come contest e altro. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, mi invita a passare dalle nostre altre player review. Io vi saluto e vi ringrazio.